Allora, pur essendo una partita di quelle difficili, penso che per quello che è successo a loro questa settimana, per la partita persa, per la contestazione, insomma, per un certo ambiente sfilacciato, potrebbe essere anche una buona occasione da approfittarne per noi. O anche più difficile. O anche più difficile. Quindi, non lo so, quindi lo vedremo dopo, ma non so, al di là di tutto quello che è successo e sentito, il Napoli, se non sbaglio, nei pronostici iniziali era quella più vicina, che si avvicinava più alla Juve e alla Roma, quindi era utilizzata per la lotta dello scudetto. Però il calcio è questo, noi dobbiamo andare a casa nostra, come dico sempre, quindi rimane, credo sarà una partita molto molto difficile per tanti motivi e quindi mi auguro che l'abbiamo preparata bene, e poi dal punto di vista ambientale e quant'altro, sinceramente adesso faccio fatica a quantificarlo e a poterlo insomma, vedere in una certa maniera, quindi pensiamo a casa nostra e basta. Ma non in casa nostra, allora come stai da Roma? Perché si dice che questa partita bisogna che per vincere, insomma, essere al 120%, no? Come vincere, vincere, perdere o pareggiare, noi dobbiamo fare la partita, quindi dobbiamo pensare a quello che sono le qualità, che sono enormi, insomma, anche se hanno giocato giovedì, recuperano tutti gli attaccanti, quindi è una squadra che davanti, insomma, sa farti male e noi dobbiamo stare attenti. Quindi, Verona sta bene, ha commesso degli errori, ha pagati, ma credo che al di là di questo la partita è stata una partita in un contesto, una settimana un po' particolare, quindi abbiamo fatto gli errori, li abbiamo pagati senza fare grandi sceneggiare, grandi drammi, però no, anche a noi ha dato fastidio perdere attraverso degli errori che comunque nel mondo del calcio, nella partita in sé, ci sta. Sì, sono state estemporanee frutto di quella settimana strana che avevi già raccontato. Settimana strana, sai Luca, le settimane strane per noi sono strane, io sono qua dentro, poi da fuori magari la settimana può essere sempre tranquilla, tutto invece. E poi insomma credo che comunque sia stata condita da errori tecnici, quello di Rafa, di Marchi, insomma ci sta. E poi la T2 sono una squadra che non sa, difficilmente si fa trovare aperta così, quindi abbiamo concesso dei contropiedi un po' leggero oggi, magari qualcuno di Milan ha giocato da Verona, il Verona ha giocato da Milan, ha giocato ma non dal solito Verona, dal punto di vista proprio nervoso, però sono cose che ho già detto e adesso si guarda avanti già, insomma, siamo già su questa partita. Sulle scelte per questa partita cambierai qualcosa? Ma vediamo, adesso mi penso, credo che Riga scusi, dispiace, ma cambierò qualcosa. Il Napoli ha cambiato, ha perso, noi non abbiamo cambiato, abbiamo perso, quindi è sempre fatica a sapere, ma in generale quello che ho detto ai ragazzi, sono quattro partite in due settimane, quindi sono una partita ogni 3 giorni e mezzo, quindi ci sarà tempo, spazio, credo che sarà modo di tutti farsi trovare, di giocare e soprattutto di farsi trovare pronti, poi anche noi come squadra, come società dobbiamo valutare tante situazioni e credo che non ci sia cosa più bella che farla attraverso appunto le partite, che anche se sono in sequenza è bene che ci siano. Marquez con la Z sta rendendo come ti aspettavi? Ma Rafa sta facendo bene, poi ripeto, gli errori ci possono stare, però quello che ho detto non cambia, indipendentemente che sia perso o meno, è un giocatore che ci ha dato grande personalità alla squadra, nel modo di affrontare le partite, poi ripeto, qualche errore ci sta, lo fanno anche forse più grandi, edifici erano più grandi di quello che ha fatto lui, però insomma ci sta in tutte le famiglie, quindi io sono molto molto contento di quello che come sta facendo, al di là delle prestazioni che ha messo a dei buoni, poi chiaro che ripeto lui dal punto di vista proprio dello spogliatoio e della gestione della partita è determinante.